Tanto continuano a transitare corridori qui alla linea d'arrivo, entreranno gli effetti del campanellio. Deve essere molto divertente suonare la campana. Poi abbiamo visto dalle immagini che ci metteva anche una grande energia, anche perché per farsi sentire bene. Sì, perché non sempre è capitato. Succede. Alla cronometro che c'è stata una ragazza che non si era accorta dell'arrivo, pensa, per il caldo, e ha continuato a pedalare. Beh, quindi qualcuno l'ha visto anche prima del dovuto. Poi nel ciclismo ci sono storie in pista, soprattutto non ne parliamo, di persone che hanno dovuto letteralmente fermare la bicicletta perché continuavano, diciamo, succede, a girare. Diciamo succede. La foga agonistica, la stanchezza, e questa è la piccola calma prima probabilmente della tempesta finale. Eh sì, perché ci sarà la svolta a destra e poi inizierà la parte di salita vera. Qua già comincia a risalire la strada attorno al 5-6%. Il primo tratto di questi 5 km di salita del Serra è a gradoni, mentre l'ultimo chilometro, 700 metri, sale in maniera costante e decisa, con punti che toccano il 15%. Quindi lì si può fare veramente la grande differenza. Cataldo, forse in pieno, poi ci sarà il bivio per Chiaverano e allora lì inizierà a impennarsi la salita. Forcing di Cataldo per Fabio Aru. Diego Ulissi punta alla ruota, Diego Ulissi in terza posizione, maglia bianca e nera, punta alla ruota di Fabio Aru, poi Davide Villella in quarta posizione, abbiamo Brambilla e Trentin in quinta e sesta e Mosconi in settima posizione di questo drappello, poi dietro Davide Rebellin. Cataldo che sta dando veramente tutto, probabilmente gli ha dato la voce il suo compagno di squadra Fabio Aru, concentratissimo. Vediamo come comincia a fare fatica anche Villella e lo stesso Ulissi. Qui si sta accelerando alla grandissima, è una sorta Caruso, di volata. Rebellin resiste, Trentin perde qualche metro, comunque sono ancora tutti lì e questa è la parte meno difficile della salita. Sta facendo un grandissimo lavoro Cataldo, sta facendo veramente un grande lavoro Dario Cataldo, perché sta sfiancando gli avversari di Fabio Aru. Esattamente, sta preparando il terreno al possibile scatto di Fabio Aru e pochi probabilmente riusciranno a seguirlo, lo sanno e si sono già piazzati, in particolare Diego Ulissi sulla sua ruota. Vedremo. E adesso un momento di respiro, la quiete prima della tempesta, tutti in fila indiana, perché in questo tratto a ruota si sta ancora bene. Si fa molta meno fatica, però la fanno praticamente tutti, perché il grandissimo lavoro ormai da subito dopo il passaggio sotto la linea d'arrivo lo sta facendo Dario Cataldo. Ci saluta Elisa Longoborghini, campionessa italiana a cronometro e campionessa italiana in linea dopo anni che cercava la vittoria in questo titolo. E tra l'altro vediamo chi farà come la Longoborghini, che lei ha preso ed è arrivata da sola con 1:50 di vantaggio sulle sue colleghe, proprio facendo la differenza qui su questa salita. E anche Fellini era nelle ultime posizioni, Andrea, appena ha cominciato a risalire in maniera più decisa la salita, la strada, si è riportato lì attorno alla quinta, sesta posizione. Molto brillante anche Fellini. Sì, mentre ha puntato la ruota di Fellini Sonny Colbrelli, che è dietro di lui, dietro Damiano Caruso, c'è ancora Vincenzo Nibali, splendido campionato italiano del fuoriclasse siciliano, Davide Rebellin lì che mette il naso fuori a controllare la situazione. 3 chilometri al Gran Premio della Montagna, perché allo scollinamento dell'ultimo passaggio della salita del Serra mancheranno 14 chilometri per la precisione. Vedremo se Fabio Aru approfitterà proprio delle... Eccolo, parte il cavaliere dei quattro mori, parte Fabio Aru, vediamo chi ha la forza, è Gianni Moscone che prova a inseguire il sardo e alle sue spalle Damiano Caruso. Non è fa il momento male. Decisivo. Non fa male, fa malissimo questo scatto. E anche una maglia della Quickstep con Brambilla che resiste. Fabio Aru ha fatto la selezione, però non è da solo, perché Moscone e Caruso hanno resistito. Sì, si stanno avvicinando altri corridori, però probabilmente ha nelle gambe ancora un secondo scatto che potrebbe essere anche quello decisivo, a 10 metri. E vediamo i suoi immediati seguitori. Adesso Moscone si volta, non ce l'ha fatta Brambilla e adesso riparte. Altro scatto, altra rasoiata di Fabio Aru, altro volo di Fabio Aru, impressionante. Si vedeva che ha la possibilità lui di ripetere quello scatto, in effetti adesso vediamo che i suoi più immediati inseguitori cominciano a far fatica, Moscon e Caruso. Non può reggere il ritmo, le accelerazioni di un peso leggero come Fabio Aru. Gianni Moscon si voltano, infatti si volta, controlla la situazione
E adesso attenzione, perché la salita dura inizia adesso con la pendenza, svolta a destra per Chiaverano, e qua inizia la salita con pendenze che non scenderanno mai sotto il 10%. L'affronta già con un bel guadagno, 10 secondi il vantaggio di Fabio Aru in questo momento. E ancora 1,5 km, il 1,5 km più difficile di tutta la salita, dove potrà sicuramente guadagnare. Qui deve cercare di farlo il più possibile, perché ricordiamolo che la discesa è insidiosa, soprattutto per un uomo solo al comando. Fabio Aru, grandissima accelerazione, guardate come pedala il sardo, sta volando Fabio Aru verso lo scollinamento. Deve mettere più secondi possibili tra lui e gli inseguitori, perché lui non può permettersi di arrivare in volata. Se vuole vincere il campionato italiano deve arrivare da solo, e sta facendo tutto in maniera perfetta. E dietro Moscone e Caruso, 7 secondi, mi sembra qualcosa di più. Sì, credo qualcosa di più, e molto più indietro gli altri corridori che abbiamo visto esplodere letteralmente sullo scatto di Fabio Aru. Fabio Aru che sale con il 53, lo vediamo con la grossa padella, quindi ha condizione, anche se dietro vediamo sale con un 26-27, però sta facendo un'accelerazione impressionante. Intanto Gianni Moscone sta mettendo tutto quello che ha sui pedali. Chiede il cambio a Damiano Caruso, ma sono al limite, si voltano, sì. E quando uno si volta all'indietro per vedere la situazione alle spalle, non punta con il mirino davanti, vuol dire che tutto quello che ha è questo. E dietro Brambilla, vediamo Ulissi, abbiamo visto Vincenzo Nibali, quindi attenzione, perché si potrebbe formare un drappello di 6-7 unità che in discesa potrebbero guadagnare qualcosa. Quanti secondi? 14 intanto la grafica. Se 15. Prende 30 secondi, a mio giudizio difficilmente lo riprenderanno. La Longo Borghini calcolava per lei un 13 secondi per arrivare all'arrivo da solo. Più o meno siamo lì, siamo al limite. Intanto però Fabio Aru continua a spingere, continua a volare. Nibali, Caruso, Nocentini, Brambilla, Moscon e Ulissi sono gli uomini alle spalle di un solitario Fabio Aru. Che azione, adesso si riporta, si forma all'inseguimento di Aru un drappello di 6 corridori, quelli che hai citato tu poco fa, anche Vincenzo Nibali, lo vediamo in ultima posizione, e qui riprende a salire in maniera decisa. Questo è il tratto dove si sfiorano il 15% di pendenza. Ed è Gianni Moscone ancora a lanciarsi sui pedali, vediamo Diego Ulissi, le energie sono quelle che sono in questo gruppo, continua a guadagnare Fabio Aru. Ecco che è Ulissi a fare il forcing in questo momento. E sai da cosa si è capito? Che nessuno ha neppure cercato di seguirlo, Andrea. Questo l'ha detta lunga, la dice lunga sull'azione di Fabio Aru. Ci hanno provato Moscone e Caruso. Guarda, impressionante Fabio Aru. Bocca spalancata, totale apnea per il sardo di Villa Cidro, che sta facendo una grandissima impresa. E sì, può scollinare con oltre 30 secondi. È uno spettacolo vedere scattare in salita Fabio Aru. Eccolo. L'avevano detto i suoi tecnici, lo sapevamo che era in grandissima forma, uscito dal Delfinato, si è allenato benissimo su Sestriere, nel mirino il Tour de France, e adesso questo campionato italiano splendido. E 26. Guarda come guadagna sul tratto più duro, adesso ha messo il rapporto più agile davanti e rilancia continuamente l'azione, sintomo che sta bene, sintomo anche di freschezza relativamente all'azione che sta facendo, e deve cercare di mettere tra sé e i più immediati seguitori più secondi possibili, perché ripeto c'è ancora l'insidia di quella discesa molto molto veloce. E bisogna vedere però quante energie saranno rimaste nelle gambe di questi 6 corridori che sono dietro Fabio Aru, che intanto continua a guadagnare secondi. Perché sta pedalando con una cilindrata diversa. E intanto qui l'acqua, credo gradita da Fabio Aru in questo momento, caldissima oggi, e bellissimo lo sforzo agonistico di Aru. Subito l'abbiamo visto leggero sui pedali il ragazzo di Villa Cidro. Nibali, ecco Vincenzo Nibali si stacca, ma che campionato italiano anche per Vincenzo Nibali. Sì, assolutamente, si stacca quando siamo ormai a 500 metri dallo scollinamento, pare non farcela più a seguire gli altri suoi 5 compagni di avventura, ma l'avventura migliore la sta facendo Fabio Aru con quelle due stilettate veramente impressionanti. Ha onorato il campionato italiano Vincenzo Nibali con una prestazione superba. Lui, dopo le fatiche del Giro d'Italia, aveva completamente staccato. Rimangono in 5 con Diego Ulissi in maglia bianca, in maglia rossonera Damiano Caruso, abbiamo in maglia nero-azzurra Gianni Moscone, in maglia del Kuwait, colore indefinibile. Tu hai
Hai nozione di quel colore della maglia di Davide Rebellin? No, in effetti no. 34 secondi. E intanto va Fabio Aro, sta facendo qualcosa di straordinario, perché in 2,5 km di salita sono già 34 i secondi di vantaggio che Fabio Aro ha nei confronti del drappello dei 5 corridori che sono alle sue spalle. Massimo e continua sforzo a spingere. Massimo sforzo, adesso la bocca la apre, ma d'altronde qui sta dando tutto, sa che il suo campionato italiano soprattutto lo vince in questo tratto, perché poi anche in discesa faranno fatica ad inseguirlo. E qui sempre Vincenzo Nibali, vediamo con Nocentini che fa parte di questo drappello dei 5 più immediati seguitori, mentre più indietro da quelle 5 uomini all'inseguimento di Fabio Aro, lo vediamo, si è staccato circa 500-600 metri fa Vincenzo Nibali. Intanto quel signore con grande discrezione versava l'acqua proprio sul collo del corridore, quindi nel posto giusto che non dà fastidio. E bravo, con esperienza. Un professionista. E ancora l'immagine, lo sguardo della fatica di Fabio Aru che danza sui pedali però e sta facendo velocità. Adesso ha provato anche lui, però vedete come alterna momenti in cui su dei pedali mette un rapporto più duro e quando si siede innesta un rapporto più agile. Lo vedono dietro, lo vedono perché questo tratto è lungo e dritto, lo vedono ma è distante Fabio Aru. Sì, Moscon, Caruso, Nocentini, Ulissi, l'abbiamo visto, e Brambilla sono i suoi 5 più immediati inseguitori, come vediamo proprio Nocentini in quinta posizione che sta facendo un po' fatica. La fatica dipinta sul volto di tutti i protagonisti. Che salita, Andrea, che salita, sembra interminabile. Guarda, i giri precedenti sembrava arrivasse velocemente il Gran Premio della Montagna, qui non arriva più. Intanto 38 secondi, ogni secondo guadagnato per Fabio Aru è prezioso come l'acqua nel deserto. E guarda, si spezzano ancora i inseguitori. Ecco qua che vediamo Fabio Aru ormai sta giungendo al bivio di fine salita della Serra di Ivrea, questa splendida collina morenica di 20 km, piatta come il biliardo. Dietro fanno molta più fatica di Fabio Aro, vediamo Brambilla, adesso è lui che perde leggermente contatto. Intanto Nocentini, Rinaldo Nocentini alla ruota di Diego Ulissi. Ulissi, bravissimo, Caruso, il toscano. E anche Moscon. Lui. Sono in quattro, ha perso qualche metro Brambilla e stanno arrivando anche loro, mentre Fabio Aro già ha transitato. Ecco che Brambilla ha perso qualche metro, ecco il pubblico, il grande pubblico del ciclismo, tutti là dove l'azione è più faticosa e più importante, in cima alla Serra di Ivrea, e qua inizia il tratto che porta i corridori attraversando Borgo Franco fino a Ivrea. Adesso c'è questa lunga discesa, circa 6 km di strada molto larga, non è tecnica per nulla e quindi se si organizzano potrebbero guadagnare qualcosa a 30 secondi di vantaggio. 35 secondi di vantaggio in questo momento al passaggio. Io ringrazio Simone Coppe per questo dettaglio importante. Qui adesso però Al momento dello scollinamento 35 secondi il vantaggio di Fabio Aro dai suoi inseguitori. E deve adesso continuare a rimanere concentrato, a spingere in maniera aerodinamica con le mani basse, perché dietro 4 uomini, se si organizzano chiaramente con questo tipo di discesa, potrebbero guadagnargli qualcosa, anche se 35 secondi, 32 adesso, sono di tutto rispetto come vantaggio. Ecco, allora vediamo subito Diego Ulissi certo. A passare in testa. L'accordo deve venire immediatamente, non possono permettersi nulla, non devono fare calcoli quelli dietro se vogliono coltivare la speranza di andare a prendere Fabio Aro. Fanno forte, quindi veramente non deve pensare Fabio Aro di aver già in tasca il titolo italiano, deve, ovviamente lo sa, deve dare tutto quel che ha, anche perché lui, se venisse ripreso, è uno dei corridori meno veloci del drappello di testa, quindi deve cercare il tutto per tutto adesso di non essere ripreso. È chiaro, questo era evidente, lo sapeva già, sono cercati di rimanere uniti sulla salita e adesso lo vedete, hanno immediatamente, ti hanno ascoltato Andrea, organizzato l'inseguimento. Perché magari in questi casi c'è sempre il corridore che fa il calcolo, io sono più lento in volata, allora mi devo risparmiare, invece prima no, prima devono riprenderlo e se vogliono ambire ancora a vincere il campionato italiano, che Fabio Aru con due accelerazioni che hanno piegato le gambe a tutti, sta andando a conquistarsi, ma è ancora lunga la strada che porta a Ivrea per Fabio Aro, che assume questa posizione
alla Froome, proprio il corridore kenyota britannico. Che finale, 30 secondi, siamo ormai al limite dei 10 km e 700 metri alla conclusione. Più alta la velocità e più è difficile per gli altri andarla a prendere, Fabio Aru, e quindi un bel vantaggio per il sardo in questo tratto. Sta pedalando ancora molto molto forte, quindi questo è sintomo che ha ancora delle energie Fabio Aru, che ha fatto un'azione strepitosa in salita. E mi vengono in mente le parole di Damiano Caruso dette questa mattina: bisognerà vedere quante energie rimarranno poi nel finale, perché è vero che sono tanti i chilometri dalla cima arrivare al traguardo, però è anche vero che dopo aver fatto 4 volte la serra a questo ritmo poi con cui hanno affrontato per l'ultima volta questa asperità, non sarà facile. No, brillantissimo ancora Fabio Aru, meno 10 per lui, qualcosa di più per i più immediati inseguitori, i 4 uomini, l'abbiamo visti poco fa: Moscon, Caruso, Nocentini e Ulissi. Grande lucidità da parte di Fabio Aru, prima ha bevuto alla borraccia un sorso d'acqua, poi gel energetico a rapido impatto per questi ultimi chilometri. E intanto lui, se voltasse la sua testa destra, vedrebbe proprio Ivrea e l'arrivo, ma sta concentrato sulla striscia d'asfalto. Ecco i 4, 31 secondi certifica ancora la nostra grafica, e quindi non hanno guadagnato. Intanto è arrivato in postazione il commissario tecnico Davide Cassani, sottolineavamo l'importanza, l'impulso che ha dato Davide Cassani a questi campionati italiani con quell'obbligo di partecipazione, perché mi ricordo una manifestazione che si era svolta a fondo in Val di Non con pochissimi partecipanti, e questa è la classica del nostro movimento, e quindi è bello così. Si è conclusa la prova degli under 23 che si correva a Celje e Messiapica, e Moschetti, Matteo Moschetti della Viris, il nuovo campione italiano under 23, davanti a Sartori della Mastro Marco e a Radice della Colosio Delio Gallina. E Fabio Aru che sta percorrendo la parte finale della discesa, la parte più tecnica, quindi questa parte potrebbe favorire Fabio Aru. Fabio Aru che però ha concesso pochissimo ai suoi immediati inseguitori, ha scollinato con 35 secondi quando siamo a meno 8 km dall'arrivo, può contare ancora su un vantaggio di 31 secondi. Iniziano la parte tecnica anche i suoi 4 più immediati inseguitori, che sono nell'ordine Caruso, Nocentini, Moscon e Ulissi. Fabio Aru ha sempre detto e dichiarato che il suo tallone d'Achille, il suo punto debole, è la cronometro, un esercizio su cui deve lavorare. Ha sempre detto che deve lavorare sempre di più, perché per vincere un grande giro devi andare comunque a cronometro. E comunque Fabio Aru adesso dovrà fare una cronometro in questi ultimi chilometri. Sì, mancano ormai all'ultimo chilometro di discesa e poi sarà quasi tutto il tracciato completamente in pianura, ma sta volando ancora. Questo è sinonimo che ancora delle energie, si volta, ma viaggia a 50-55 km orari. La vedo dura, a meno che ci sia un crollo di Fabio Aru, che possano in qualche modo riprenderlo, anche se stanno andando molto forti. Negli ultimi 3 chilometri, Andrea, sono andati più o meno alla stessa velocità. Ed sia Fabio Aru che l'orgoglio di una regione, Fabio Aru, l'orgoglio della Sardegna, che ha dipinto sul casco, tra l'altro se ci fosse l'immagine dell'elicottero si vedrebbe anche il capostipite di quel casco, ovvero Francesco Simona, lo storico operatore di ripresa, anche lui sardo, l'orgoglio che hanno per la loro terra. Deve tenere bellissimo, duro, questo bellissimo è il tratto più gesto. Difficile per lui, deve tenere duro, se Fabio tiene duro un paio di chilometri potrebbe essere fatto. Fabio Aru che da ragazzo si è trasferito in quel di Bologna per fare il ciclocross con Cevenini, tra l'altro si sottoponeva a degli allenamenti con l'elastico ripetute in salita per il potenziamento. Poi Olivano Locatelli lo vide correre nella rappresentativa sarda e disse: però sto ragazzino aveva un cancello come bici, era tutto sgangherato in bicicletta, però arrivava sempre dietro Moser e Battaglini, che erano i più forti e correvano già in squadre come Battaglini, la Zalf e Moreno nella Lucchini. E disse: questo ragazzo ha talento, me lo prendo. E infatti poi si è rivelato un grandissimo campione. Non ha vinto il Giro Bio, cosa che invece ha fatto Mattia Cattaneo, però aveva ha vinto la Vuelta di Spagna. Aveva la cosa più importante, le gambe.
28 secondi. 28 secondi adesso ci segnala Simone Coppe di Radio Informazione. Rende, Andrea, viaggia ancora 50 km orari, quindi questo mi fa credere che ce la possa veramente fare. Ormai a 5 km e mezzo Fabio Aru dalla linea d'arrivo che lo divide proprio dalla maglia tricolore. Sforzo impressionante sta facendo in questo momento il ragazzo di Villa Cidro, un cronometro per tenere distanti il quartetto al suo inseguimento che continua a darsi cambi regolari, però hanno tirano una pedalata poco, meno incisiva. Sì, Andrea, avete visto quanto poco sia rimasto davanti? Ecco Diego Lissi. Si lamenta. Qui però c'è la stanchezza. La stanchezza è tanta, perché per non perdere un'enormità sull'ultima salita hanno dovuto spendere anche loro tutte le energie e quindi adesso iniziano un po' a rammaricarsi l'uno con l'altro, ma io credo che là davanti ci sia il più forte di oggi, sì, Fabio Aru. L'ha dimostrato, vediamo Caruso adesso in prima posizione, Ulissi che ha cercato di tenerlo ma non c'è riuscito, e là davanti Fabio Aru che sta volando, letteralmente volando, addirittura riprende a salire anche se di poco il suo vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, e Brambilla che è molto vicino ai quattro uomini quadrati in questo momento. 5 secondi per Brambilla che si è staccato proprio negli ultimi metri della salita della Serra. Ma va ancora forte Andrea, va fortissimo. Ha una bella frequenza di pedalata. Sì. Bella frequenza di pedalata per Fabio Aru. Rende, è efficace la sua pedalata, vedete un rapporto molto lungo, adesso è giusto che sia così e lo spinge ancora con discreta facilità. Gentili telespettatori, coloro che si fossero messi in ascolto e in visione, da pochi istanti stiamo trasmettendo la prova dei campionati italiani Elite che ha preso il via alle ore 12 da Asti, l'arrivo a Ivrea. La situazione quando mancano 4.000 metri all'arrivo, vede Fabio Aru solitario dopo un grandissimo attacco sull'ultima salita della Serra con 34 secondi di vantaggio sul quartetto che vedete inquadrato in questo momento, con Diego Lissi in maglia bianca, in maglia nero-azzurra di Mosconi, in maglia della formazione portoghese di Rinaldo Nocentini, maglia rossonera Damiano Caruso. Meno 4 per Fabio Aru, vola Fabio, il tricolore è tuo, meritatissimo. E tra l'altro quando entrerà in città sarà un vantaggio per Fabio Aru, sì, no? Perché questo era il tratto più sfavorevole per lui. Assolutamente sì, ci saranno delle curve, la strada si restringe e quindi questo lo favorirà. Hanno cercato immediatamente questi uomini inquadrati di organizzare l'inseguimento, ma non c'è stato nulla da fare. Fabio aveva le gambe, era il più forte anche in discesa, ha controllato molto bene e adesso sta volando letteralmente verso la maglia tricolore. Damiano Caruso sarà al Tour de France in supporto di Ricci Porte che punterà a vincere la Gran Boucle, e Ulissi farà il suo esordio al Tour de France dopo essersi ritagliato tantissime soddisfazioni al Giro d'Italia. E intanto 35 secondi per Fabio Aru che invece di perdere ha guadagnato ancora, e proprio le immagini credo che rendano l'idea di assolutamente quanto stia pedalando bocca aperta in apnea Fabio Aru. Grandissimo solo del ragazzo di Villa Cidro. Nulla da dire, sta vincendo il più forte. Ha corso bene, supportato bene da alcuni suoi compagni di squadra e supportato da delle gambe strepitose. Tra l'altro lui che per vincere una gara in linea anche da Under 23 ha dovuto aspettare tantissimo, ha dovuto aspettare il suo caro Montegrappa, la Bassano Montegrappa, la gara in cui si era rivelato l'anno prima. E quindi un Fabio Aru che non ha tante vittorie di questo tipo in gare di un giorno, e questa è la più importante in Italia perché ti permette di andare al Tour de France e ti permette poi di gareggiare sempre con il tricolore appiccicato sulla pelle. Lui non è veloce, quindi difficilmente può vincere delle corse in linea che arrivano con dei drappelli ristretti, ma quest'oggi ha fatto la differenza, è bravo anche supportato dalla sua squadra, senso tattico, non ha aspettato gli ultimi 1700 metri più difficili, ma immediatamente già nella tornata precedente aveva messo Cataldo a fare forcing e ha fatto la stessa cosa proprio nei primi metri dell'ultima ascesa, quindi ha sfiancato le gambe dei suoi avversari e poi è entrato in azione lui facendo la grande differenza. Grandissimo Fabio Aru, e quindi ci prepareremo anche al Tour de France, a vivere un Tour de France con grandi soddisfazioni secondo me, ma adesso restiamo su questa prova, restiamo sui campionati italiani Elite, su questi 1700 metri che separano
Fabio Aru da una splendida vittoria. Qua la strada continua a salire e lui continua a spingere sui pedali. Eh sì, appena la strada sale, abbiamo visto in punta di sella, si rialza per rilanciare l'azione. Ormai sa benissimo che nessuno gli può togliere la vittoria, almeno di un crollo. Si volta, ma dietro non vedrà assolutamente nessuno. Concentrati Fabio, vola, vola verso il tuo tricolore, meritatissimo. E vedi che nella vita le sfortune possono diventare fortune. Fabio Aru doveva partecipare al Giro d'Italia, una brutta caduta in allenamento, poi i problemi e complicazioni nel recupero hanno fatto sì, e intanto qua la soggettiva che vediamo, i due caschi sardi, e c'è una regione in festa oggi perché Fabio Aru è proprio l'emblema della Sardegna. Il bagno di folla, lui che non ha partecipato proprio per quell'infortunio al Giro d'Italia e gli ha permesso di trovare questa straordinaria condizione che l'ha portato a un brillantissimo Giro del Delfinato. Oggi a 1100 metri dal titolo tricolore, poi ad andare a giocarsi il Tour de France. 1000 metri, la fiamma rossa, il triangolo rosso che segna ultimo chilometro per Fabio Aru. Quindi da un infortunio è nato qualcosa di importante per Fabio Aru. Assolutamente, avrà il tempo anche di godersela questa vittoria. Ormai è agli ultimi 800 metri e nonostante tutto si volta e rilancia ancora l'azione. Bravissimo. Curva a sinistra, adesso inizia un tratto in pavé, deve solo stare attento adesso nella conduzione della bicicletta Fabio Aru, perché ormai vede già la zona delle transenne. Vede la zona del traguardo, vede anche i rilevamenti che gli indicano quante centinaia di metri mancano allo striscione d'arrivo. Mezzo chilometro a 500 metri di vantaggio e può gustarseli questi 500 metri il cavaliere dei quattro mori, perché a 42 secondi. Incredibile, guarda il casco, eccolo, guarda qua. Simula, eccolo qua. Inquadralo, grandissimo, sì. Che lucidità. È proprio il Giro d'Italia partito da Sardegna, lui che non correva, un'ovazione quando è andato sul palco di Alghero. Eccolo qua, Fabio Aru, per la prima volta campione italiano in carriera, il cavaliere dei quattro mori, un'impresa straordinaria. Gli applausi sono tutti per Fabio Aru, campione d'Italia. Bravissimo Fabio, bravissimo. Grandissimo, grandissimo, l'ha cercata, l'ha voluta e l'ha trovata, meritatissimo, veramente una cavalcata in solitaria negli ultimi 16 chilometri, impressionante. Ecco le lacrime di Valentina, la sua compagna, Valente, il suo massaggiatore, gli abbracci, grandissima prestazione. Poi il suo allenatore sul campo, abbiamo visto Paolo Tiralongo. Ultima corsa per Tiralongo. E adesso però vanno onorata anche questa volata di questi straordinari ragazzi che hanno fatto una super corsa, hanno trovato uno straordinario Fabio Aru. Diego Ulissi, bravo, secondo. Nocentini terzo e Caruso quarto.